Rimaniamo a Pisa per l'inaugurazione di un'installazione ispirata all'opera di Dante l'Inferno. Inaugurata nella piazzetta davanti a Palazzo Blu su Lungarno Gambacorti a Pisa, il terzo dei cinque appuntamenti del progetto artistico Al di là di Dante, organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Pisa, che l'artista persiana Tannaz Lai ha dedicato alla città in occasione del centenario dantesco. Porterà a riflettere a noi stessi. Io personalmente ho presentato questo effetto di specchio sulla barca per per giudicare su noi piuttosto che su altre persone. Anche vedersi dentro direttamente, il nostro volto. Io pensavo che la barca può portare lo stesso effetto, lo stesso significato per avvicinarsi e guardiamo noi stessi dentro. È un percorso iniziato con questa grande artista persiana, iniziato con delle opere realizzate alla Chiesa della Spina, il busto di Dante di ghiaccio e la spirale infernale, che con questa barca alla terza tappa per averne una quarta prossimamente con qualcosa che non vi sveliamo, ma che sarà, diciamo, un crescendo a livello anche di impatto sia visivo che emozionale.